L'anziana Magnacca è stata per 10 anni sindaca di San Salvo, prima donna sindaco di una città a doppio turno elettorale, rieletta per il secondo mandato con quasi il 70% dei voti. Perché si candida al Consiglio regionale? Proprio per questa storia, a quanti mi hanno chiesto e hanno spinto verso questa scelta e anche a quanti hanno chiesto un impegno in prima persona, e mi riferisco ai partiti, è sembrato quasi un fatto naturale, una continuazione di un impegno durato a lungo, 10 anni, che ancora adesso spendo per la mia città. E probabilmente da parte mia la molla che ha fatto scattare questa scelta è stata proprio questo insieme di conoscenze, dei temi del mio comprensorio, la competenza acquisita a livello amministrativo e anche la possibilità di avere una visione dell'intero comprensorio che mi permette di poter essere davvero utile alla mia gente, alle comunità che mi conoscono e perché no alla comunità regionale tutta. Come intende rappresentare il Vastese in Consiglio regionale? Beh, intanto come ho fatto il sindaco, con grande impegno, non a caso è il mio spot elettorale, perché credo profondamente nella forza della volontà, nell'impegno serio e concreto, di fiducia, di visione, di ottimismo e soprattutto di coraggio. Convinta che insieme alla esperienza acquisita posso davvero riuscire a migliorare la qualità della vita di quest'area comprensoriale di tutta la provincia di Chieti, con la possibilità di portare i temi che interessano davvero il nostro questo lembo d'Abruzzo e poter portare a casa dei risultati utili che possano servire al presente e soprattutto al futuro dell'Abruzzo. Che tipo di impegno promette agli elettori? Un impegno che è fatto di temi concreti, oltre diciamo a quelle che sono i principi e se volete anche le qualità di etica pubblica, credo che questa provincia, che è la provincia che produce il PIL dell'intera regione Abruzzo, abbia bisogno di una particolare attenzione a tutte le attività produttive. Intanto, ricominciando con una particolare attenzione all'automotive, che è la spina dorsale dell'economia abruzzese, in un momento in cui si trova a fare grandi scelte e in cui il mercato è fortemente incerto, passando poi per l'agricoltura che, ahimè, finisce sempre per essere considerata un po' l'ancella delle attività produttive, probabilmente da chi non ha consapevolezza dei numeri straordinari che produce nella nostra provincia e credo che abbia la dignità di tornare ad essere considerata da tutti il settore primario per eccellenza, e il turismo che è diciamo, la fonte di economia regionale verso cui dobbiamo proiettare il presente e il futuro. Un settore di fatto inesplorato negli ultimi da quando la regione esiste, e io dico sempre che questo ci consente un potenziale enorme rispetto a coloro che sono partiti prima, perché ci permetterà di costruire strade per il turismo fatte di ecosostenibilità, di turismo moderno, di turismo esperienziale, ridando fiducia agli operatori del turismo che sino ad oggi con grande coraggio ci hanno creduto. E il tema della viabilità e delle infrastrutture è un tema su cui dobbiamo lavorare come regione, ma soprattutto su cui dobbiamo lavorare per sensibilizzare il governo centrale affinché alcuni temi che ci permettano di ricollegarci con il Tirreno o ricollegarci al resto dell'Italia nella dorsale adriatica trovino soddisfazione e trovino atti concreti e risorse vere per poter essere risolti. Penso alla Trignina, penso all'autostrada che di fatto attraversa la nostra regione con un tratto che è il più pericoloso dell'intera rete autostradale, penso ai collegamenti con l'aeroporto di Pescara, perché non si può pensare di fare turismo se non si collega l'aeroporto al resto del sud della regione, e penso poi ai tanti interventi che sono necessari nelle aree dell'entroterra. Ci sono aree colpite ancora dal dissesto idrogeologico e nonostante lo sforzo del presidente Marsilio sono rimaste, diciamo, ancora aspettano di essere messe in sicurezza.
E la montagna. Io sono nata da una famiglia, sono nata che vivevamo a Castiglione Vestermarino, la mia famiglia materna e paterna ha origini nell'entroterra e chi più di me conosce quelle esigenze. L'entroterra ha bisogno di una legge di riforma della montagna, molto è stato fatto, ora noi dobbiamo concretizzarlo, questa attenzione verso le aree interne in maniera appunto concreta, con l'ottimismo di chi crede, la visione di chi crede che possano essere in realtà la grande possibilità e prospettiva del turismo della nostra regione.